Signore e signori, una cordiale buonasera, benvenuti alla terza edizione della Serata dell'Amore, una manifestazione che l'assessore alle tradizioni fiorentine ha voluto per il terzo anno consecutivo ospitare in questo splendido salone disegnato dal Brunelleschi. E proprio con il saluto dell'assessore Eugenio Giani si apre la nostra serata. Invito l'assessore appunto a raggiungermi qui sul palco per darvi il benvenuto mentre i nostri attori fremono nella sala dei gigli per proporvi un programma di serata veramente intenso, veramente ricco, degno dei festeggiamenti per San Valentino. Ma il mio vuole essere davvero solo un saluto e un ringraziamento innanzitutto a tutti voi che avete voluto essere qui questo giorno, il giorno di San Valentino, per vivere quella che è la festa degli innamorati in un modo diverso, attraverso uno spettacolo. Solitamente questa è la festa dell'intimità, dell'incontro della coppia. Noi abbiamo ritenuto da qualche anno, è la terza edizione, che fosse un modo interessante, piacevole, vivere in comunità attraverso uno spettacolo quella che è una festa sicuramente fra le più importanti e le più sentite. Chi ci offre questo spettacolo è Mario Recchia e gli amici della Carrozzella. Io li ringrazio di cuore per l'impegno, la passione, la dedizione e la competenza. La qualità dello spettacolo lo vedrete da voi. Si tratta di artisti che fanno il loro lavoro, la loro attività con il cuore, e è quello che meglio si addice alla festa di San Valentino, ma anche al nostro apprezzamento come fiorentini. Questo è il Salone Brunelleschi del Palazzo di Parte Guelfa, che io definisco il palazzo della fiorentinità. Questo almeno è il nostro intendimento, ovvero un centro vivo dove artisti, sportivi, delegazioni che vengono dall'estero, tanto per citare chi è protagonista di queste sale, si confronta e si incontra all'insegna dell'amore per Firenze. E vi posso assicurare che Mario Recchia è uomo che amore per questa città ne mette tanto. Devo dirvi che stasera vedremo varie iniziative artistiche, vedremo cantare, vedremo recitare in vernacolo, sentiremo brani di poesie, insomma più espressioni artistiche all'insegna di un momento per vivere insieme San Valentino e per essere orgogliosi di essere fiorentini. Grazie agli artisti, a Mario Recchia e a tutta la compagnia La Carrozzella, con appunto artisti di grandissimo livello, cito solo lei ma vorrei citarli tutti, come Annalisa Tognaccini che sentiremo cantare. Grazie a tutti voi che avete accettato questo nostro invito, grazie a questa nostra città che ci consente di sentire così forte l'energia che l'arte, la cultura sprigionano per vivere insieme una festa così bella come San Valentino. Io ringrazio a nome di tutti voi l'assessore Giani, perché ospitare questa festa e radicarla anno dopo anno ha un valore importante, perché è un momento di socializzazione importante. Spesso si riduce questa festa a un tête à tête fra innamorati, scarnificandola un po' dal contesto in cui invece si dovrebbe svolgere, perché l'amore quotidianamente si vive in mezzo alle persone, e quindi anche per San Valentino è bello viverlo insieme alle persone. Noi stasera, auspice Mario Recchia, vi facciamo un regalo. Il consumismo ha infatti identificare spesso le feste con i regali. Più costosi sono i regali e più si dimostra di apprezzare e di valorizzare l'evento. E invece noi pensiamo che i regali, quelli veri, nascono dal sentimento, e questa serata è proprio all'insegna del sentimento. Ci saranno delle canzoni, ci saranno delle rappresentazioni di teatro in vernacolo, ci saranno poesie e tante altre cose che scoprirete mano a mano che lo spettacolo andrà avanti. Sarà uno spettacolo di musica, di prosa e di poesia, ma senza trascurare le arti visive che in questa sala, in questo palazzo,
settimana dopo settimana vengono ospitate e sono un po' il salotto, la vetrina di Firenze dove gli artisti fiorentini possono proporre al pubblico le loro opere. E ogni anno da 3 anni noi in occasione di San Valentino arricchiamo il calendario di questa giornata con un'opera d'arte ovviamente ispirata a San Valentino, cioè al tema dell'amore. Nella prima edizione fu Mara Fagioli, che stasera è presente qui nella prima fila, con una sua scultura, se non ricordo male, in terracotta. Lo scorso anno Lelia Secci con un quadro ispirato ovviamente all'amore. Quest'anno l'artista prescelta da Mario Recchia è Lucetta Risaliti, un'artista che è presente alla ribalta delle arti figurative a Firenze anche con una galleria in via Ghibellina, la Galleria Art Center Florence, che lei dirige e che ci regala delle bellissime mostre. Recentemente abbiamo visto una mostra, una retrospettiva del grande Pirzio, e attualmente è in cartellone una mostra del professor Saldarelli. E quindi io vorrei che Lucetta venisse qua e poi scoprisse questo quadro, così tutti noi potremo ammirarlo e applaudirlo. La serata sull'amore. Il mio quadro è Adamo ed Eva, e nella storia biblica ci racconta che quello di Adamo ed Eva fu una ribellione, ma in realtà io penso che fosse un'obbedienza, l'obbedienza a una legge universale, quindi la legge dell'amore. L'amore è il primo amore veramente della storia. Io penso però anche che ci siano amori ben più grandi e allargati, che sono l'amore universale, quello dell'amicizia, della collaborazione, della simpatia che fa anche girare il mondo. Bene. Allora, Lucetta, siamo pronti per... Sei pronta per scoprire la tua opera, farla vedere a tutti? E io vi ricordo anche, oltre a ammirare questo quadro, che nella sede di Art Center Florence, oltre ai vari artisti in mostra, ci sono in permanenza opere della dottoressa Lucetta Risaliti. Questi sono Adamo ed Eva, ci faranno compagnia per tutto il corso della serata. Ed ora, doverosamente, chiamo sul palco chi ha ideato fino dalla sua prima edizione questa serata e chi l'ha diretta dalla cabina di regia, Mario Recchia. Io credo che tutti i presenti conoscano bene Mario Recchia, però due parole doverosamente per chi magari lo incontra stasera per la prima volta devo dirle. Mario Recchia, come ha detto l'assessore, è un grande innamorato di Firenze, anche se è nato a qualche centinaio di chilometri di distanza, però pur non rinnegando l'amore per la sua terra, per la Puglia, vive a Firenze da tanti anni e a Firenze ha dedicato anche alcune commedie delle quali stasera verrà estrapolato qualche brano e verrà offerto al pubblico. Queste commedie hanno avuto grande successo, sono state rappresentate da compagnie teatrali in ogni angolo della Toscana, hanno avuto anche l'onore di essere state pubblicate in una collana di teatro vernacolare fiorentino dall'editore Chiari di Piazza Salvemini a Firenze. E poi è un poeta e spesso lo incontriamo anche alle performance di poesia. E poi ha fatto tantissime altre cose, ma da stasera chi lo incontra per la prima volta continuerà a seguirlo, perché i giornali seguono attentamente la sua attività, soprattutto in teatro, e quindi chi lo vorrà seguire dovrà scorrere le locandine dei teatri o dei cinema dove si rappresentano i suoi lavori e quindi potrà approfondire anche la conoscenza delle sue commedie. Detto questo, lascio la parola a Mario Ricchi. Grazie Fabrizio, grazie a voi tutti. Le presentazioni di Fabrizio Borghini sono sempre molto lusinghiere, ha citato i miei natali, io amo definirmi Appulo Toscano, per l'amore che nutro per Firenze e la Toscana, ma per l'amore che è rimasto intatto dentro di me per il mio paese di nascita. Quindi ringrazio tutti voi per essere intervenuti questa sera in questo splendido salone Brunelleschi del Palazzo di Parte Guelfa.
a quello che ormai è diventato un appuntamento, la Serata dell'Amore, giunta ormai alla sua terza edizione. Innanzitutto consentitemi di ringraziare il padrone di casa, l'assessore Giani, di ringraziarlo per la sua disponibilità nel mettere a nostra disposizione anche quest'anno questo splendido salone e di ringraziarlo anche per la sua graditissima e cortese presenza. L'anno prossimo, assessore, faremo tecnica permettendo, spero di fare una commedia completa qui, speriamo di riuscire a fare questo. Intendo salutare Mara Fagioli, tutte le personalità intervenute così gentilmente stasera. Questo splendido salone che è diventato ormai un punto di riferimento per tutti gli artisti, come diceva prima l'assessore, siano essi pittori, scultori, poeti, e credo di potermi prendere anche la libertà di ringraziarla, signor assessore, anche da parte di tutti coloro che usufruiscono appunto di questo salone. Questa serata è arrivata ormai, come dicevo, alla sua terza edizione. La cosa mi riempie d'orgoglio. Mi riempie d'orgoglio perché insieme all'assessore Giani appunto siamo stati gli ideatori di questa serata. E credo che questa sera, signor assessore, possiamo essere anche orgogliosi nel vedere che vantiamo diversi tentativi di imitazione, alcuni davvero maldestri, devo dire, perché insomma come tutti i tentativi di imitazione. Questa sera naturalmente intendiamo parlare dell'amore, che è il tema dominante della serata. Dell'amore nel senso più ampio della parola, l'amore universale. L'amore per le persone, per le cose, per l'arte, per gli amici, per le città, per se stessi. Amore, insomma. Festeggiare San Valentino non significa certamente unirsi a quel festival di banalità che ci hanno assalito durante questi giorni, che hanno preceduto questa festività. Noi abbiamo soltanto approfittato di questa festività per festeggiare l'amore, ripeto, nel senso più ampio della parola. Tutti abbiamo visto, anche venendo qui certamente, come sono sapientemente addobbate le vetrine delle pasticcerie e delle gioiellerie, come sono sapientemente pubblicizzati i baci di cioccolata. Noi i baci di cioccolata non ci piacciono, ci fanno salire il colesterolo, vero dottore? Noi i baci li diamo e li vogliamo di quelli veri. Ormai chi ci segue da sempre sa che questa non è una serata fine a se stessa e sa anche che è una serata durante la quale, come al solito, facciamo intervenire un'associazione con scopi benefici. Quest'anno abbiamo scelto di far intervenire la TT, che è l'Associazione Tumori Toscana. Io spero sia arrivato il presidente da qualche parte che vorrà dire qualcosa, se no lo farà dopo. Io non starò certamente a parlarvi di questa associazione, lo farà meglio di me appunto il dottor Spinelli, che è il presidente di questa associazione. Mi ha telefonato poco fa e mi ha detto che sarebbe arrivato, ma ancora non è arrivato. Io come al solito non starò qui a sollecitare i vostri gesti di generosità, desidero soltanto ripetere quello che ho detto in altre occasioni, e cioè che gesti di solidarietà è vero che fanno bene a chi li fa, ma è altresì vero che li fanno bene, fanno ancora meglio, è vero che fanno bene a chi li riceve, ma è vero che fanno bene a chi li fa, perché con un piccolo gesto di solidarietà la nostra coscienza a volte si sente anche, come dire, un po' più serena, un po' più tranquilla. Quindi quando usciremo troveremo all'uscita un cubo dove mettere le nostre offerte. Al di là comunque della beneficenza, della solidarietà, questa è e rimane una serata di divertimento. Assisteremo quindi a letture di poesie, a letture di brani, alle rappresentazioni di scenette comiche in vernacolo e quant'altro. Quindi ci rilasseremo con la poesia, rifletteremo con i brani. Con la comicità ci diverteremo degli attori della Carrozzella, che mi onoro di dirigere oltre che di averla fondata. Lasciatemi ringraziare la pittrice Lucetta Risaliti, madrina della serata, la quale ha voluto impreziosire la nostra manifestazione con la sua opera e con la sua deliziosa presenza. Grazie Lucetta. Grazie. Io vorrei concludere il mio intervento. Grazie.
anche perché non voglio rubare tempo alla serata, tanto comunque fra un po' ci rivedremo. Ripasso il microfono a Fabrizio Borghini, il quale ci accompagnerà con la sua proverbiale precisione e professionalità durante tutta la serata, puntualizzando di volta in volta quello che accadrà. A questo punto davvero vorrei avere braccia grandi per abbracciarvi tutti e per augurarvi una felicissima serata. Grazie. E allora iniziamo subito con l'esibizione. Stasera si esibiranno molti attori della compagnia La Carrozzella, una compagnia che ha rappresentato tutte le commedie scritte da Mario Recchia e messe in scena con la sua regia in vari teatri della Toscana, come ho detto. Inizia l'attrice Maria Frilli, che leggerà due poesie di Mario Recchia e il monologo della Nina, tratto dalla Profana Commedia. Del dolore che si sente quando l'indifferenza delle persone che
pensa di catturare l'attimo in cui il sole diventa una grossa palla di fuoco che si rispecchia nel mare prima di andare a dormire. Che ne sai dei sentimenti? Che ne sai delle ferite che lasciano le parole crudeli della persona che ami? Che ne sai del volo libero di un gabbiano? Ma che ne sai dell'amore? Che ne sai di me? Che ne sai di te? Che ne sai di me, di te? Ma che ne sai? Come ha preannunciato Mario Recchia in apertura di serata, stasera verranno raccolti dei fondi per l'ATT, l'Associazione Tumori Toscana, una onlus che ha sede a Firenze in via Fossombroni. Qui c'è il presidente, il dottor Spinelli, che vi comunicherà quali sono le finalità e i servizi che questa associazione riesce a dare a chi purtroppo viene colpito da tumore. Grazie a tutti, buonasera. Volevo brevemente innanzitutto ringraziare l'assessore Giani e il signor Mario Recchia per aver pensato all'Associazione Tumori Toscana e brevemente spiegarvi cosa fa l'Associazione Tumori Toscana e che cos'è. Assistiamo, curiamo a domicilio gratuitamente i malati di tumore, soprattutto quelli che ne hanno più bisogno, cioè nelle fasi più avanzate della malattia, in modo tale che i malati possano rimanere a casa anche nei momenti finali, terminali, parola bruttissima, giusto per rendere l'idea della malattia stessa. Siamo organizzati con medici, infermieri, psicologi, operatori sociosanitari che sono dei professionisti che vengono pagati dall'associazione, ma il servizio è gratuito per chi lo riceve. Tutto ciò grazie alla generosità dei fiorentini in primis e anche dei toscani, perché l'associazione è anche sede a Prato e a Siena. Lo facciamo da tanti anni con molto impegno, con buoni risultati, sicuramente tutto perfettibile. È un'associazione di volontariato iscritta al registro regionale del volontariato della Regione Toscana perché io, così come tutti i membri del consiglio direttivo e tutti i volontari che raccolgono i fondi nei modi più svariati, stelle di Natale, arance, uova di Pasqua, sono la quota parte maggiore dell'associazione. Lo scopo è il malato e la famiglia, lo scopo è rispetto della vita intesa come cura finché è possibile della malattia stessa e dei sintomi senza sofferenza, se possibile o con meno sofferenze possibili. Grazie e buon divertimento. Vi ricordo l'indirizzo dell'associazione per chi vorrà portare magari al di là di questa serata un ulteriore contributo, è via Fossombrone al numero 7 a Firenze. Ritorna Maria Frilli dopo le due poesie per interpretare un brano dalla Profana Commedia, il brano è il monologo della Nina. Quella la fa presto, sì, la fa presto a dire non ci pensare. Ma loro non lo sanno mica che ho patito io. Non lo sanno mica i sacrifici che ho dovuto fare io. Quando rimasi incinta, il mio babbo mi buttò fuori di casa perché non volevo dirgli nemmeno il nome di mio disgraziato. Addosso.
bravissima Maria Frilli e merita, credo, un altro applauso. Si può tornare alla ribalta. Ecco, non me. Io direi di metterci un po' più di calore in questa. Oh, così, così, benissimo. Grazie. Oltre a tanta prosa e a tanta poesia, Mario Ricchi ha scelto per questa serata anche la musica, musica ovviamente ispirata dall'amore, dai sentimenti dell'amore, e ha scelto una cantante bravissima alla quale è particolarmente affezionato, tant'è che ogni anno la invita a partecipare a queste serate dell'amore. Si chiama Annalisa Tognaccini e ha iniziato a cantare all'età di 11 anni nel coro Gospel Jubilee Shouters, con il quale si è esibita nelle più belle chiese e nei più prestigiosi teatri italiani. La sua esperienza è proseguita con varie formazioni e collaborazioni con musicisti importanti. Si è esibita su Rai 1 nella trasmissione di Gabriele Laporta Emozioni e durante l'importante manifestazione L'Angelo dell'Anno nel Teatro Smeraldo di Milano ha avuto come madrina Ornella Vanoni. Stasera Annalisa Tognaccini, accompagnata al pianoforte da Andrea Alfieri, interpreterà tre brani. Il primo è His Eye Is on the Sparrow, è uno spiritual che in italiano si intitola Il suo occhio veglia su di te, poi Over the Rainbow e poi il grande capolavoro di John Lennon, Imagine. Annalisa Tognaccini. Grazie, buonasera a tutti. His eyes on the sparrow. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart and all forever and all, when Jesus is my portion, all comes a friend. His eye is on the sparrow, and I know he watches, I know he watches, I know he watches me. Grazie. E adesso, grazie. Andrea Alfieri mi accompagnerà alla chitarra. Over the Rainbow. Grazie. Grazie. Behind me.
Grazie Andrea. Grazie. Il secondo e l'ultimo brano che facciamo insieme, Imagine, di John Lennon. Grazie. Grazie. Join us.
Grazie Andrea, grazie, buona serata a tutti, grazie. Questo meritatissimo applauso era per Annalisa Tognaccini e per il suo accompagnatore alla chitarra Andrea Alfieri. Ora Mario Recchia tornerà sul palco per interpretare Lamento per Ignazio Sanchez Mecas del 1935 del grandissimo Federico García Lorca. Beh, per me intervenire dopo Annalisa è un po' penalizzante. Vedrò un po' di fare il possibile. Alle 5 della sera. Era alle 5 in punto della sera. Un bambino portò il lenzuolo bianco alle 5 della sera. Una sporta di calce già pronta alle 5 della sera. Il resto è la morte, è solo morte alle 5 della sera. Il vento portò via i cotoni alle 5 della sera e l'ossido seminò cristallo e nickel alle 5 della sera. Già combattono la colomba e il leopardo alle 5 della sera. Una coscia con un corno desolato alle 5 della sera. Cominciarono i suoni di bordoni alle 5 della sera, le campane d'arsenico e il fumo alle 5 della sera. Negli angoli gruppi di silenzio alle 5 della sera, solo il toro ha il cuore in alto alle 5 della sera. Quando venne il sudore di neve alle 5 della sera, quando l'arena si coperse di odio alle 5 della sera, la morte pose le uova nella ferita alle 5 della sera, alle 5 della sera, alle 5 in punto della sera. Una bara con ruote e il letto alle 5 della sera, ossa e flauti suonano nelle sue orecchie alle 5 della sera, il toro già mugghiava dalla fronte alle 5 della sera, la stanza si ridiava d'agonia alle 5 della sera. Da lontano già viene la cancrena alle 5 della sera, tromba di gigli per i verdi inquini alle 5 della sera, le ferite bruciavano come soli alle 5 della sera, alle 5 della sera, e la folle rompeva le finestre alle 5 della sera, alle 5 della sera, ah, che terribili 5 della sera, erano le 5 a tutti gli orologi, erano le 5 in ombra della sera. Non voglio vederlo, di alla luna che venga. Io non voglio vedere il sangue di Ignazio sopra l'arena, non voglio vederlo, la luna spalancata, cavallo di quieti nubi e l'arena grigia nel sonno con salici sullo steccato. Non voglio vederlo, il mio ricordo si brucia. Ditelo ai gelsomini con il loro piccolo bianco, non voglio vederlo. La vacca del vecchio mondo passava la sua triste lingua sopra il muso di sangue sparso sopra l'arena.
e i tori di Guisando, quando la morte è quasi piena, pietra, muggirono come due secoli, stanchi di batter la terra. No, non voglio vederlo. Sui gradini salì Ignazio con tutta la sua morte addosso. Cercava l'alba, ma l'alba non era. Cerca il suo dritto profilo e il sogno lo disorienta. Cercava il suo bel corpo e trovò il suo sangue aperto. Non ditemi di vederlo, non voglio sentirlo zampillo ogni volta con meno forza questo getto che illumina le gradinate e si rovescia sopra il velluto e il cuoio della folla assetata. Chi mi grida ad affacciarmi? Non ditemi di vederlo! Non si chiusero i suoi occhi quando vide le corna vicino, ma le madri terribili alzarono la testa e dagli allevamenti venne un vento di voci segrete che gridavano ai tori celesti, mandriani di pallida nebbia. No, non ci fu principe di Siviglia da potergli si paragonare, né spada come la sua spada, né cuore così vero come un fiume di leoni la sua forza meravigliosa, e come un torso di marmo la sua armoniosa prudenza. Aria di Roma andalusa gli profumava la testa, dove il suo riso era un nardo di sale e di intelligenza. Che gran torero nell'arena, che buon montanaro sulle montagne, che delicato con le spighe, così duro con gli speroni, così tenero con la rugiada, così abbagliante nella fiera, così tremendo con le ultime banderias del tenebra. Ormai dorme senza fine, ormai i muschi e le erbe aprono con dita sicura il fiore del suo teschio e già viene cantando il suo sangue, cantando per maremme e praterie, sdrucciolando sulle corna intirizzite, vacillando senza anima nella nebbia, inciampando in mille zoccoli come una lunga, scura e triste lingua per formare una pozza d'agonia vicino al Guadalquivir delle stelle. Oh bianco muro di Spagna, oh tero, nero toro di pena, oh sangue forte d'Ignazio, oh usignolo nelle sue vene. No, non voglio vederlo. Non v'è calce che contenga, non rondini che se lo bevono, non v'è brina di luce che lo ghiacci, né canto né diluvio di gigli, non v'è cristallo che lo copra d'argento. No, non voglio vederlo. La pietra è una fronte dove i sogni gemono senza acqua curva né cipressi ghiacciati. La pietra è una spalla per portare il tempo, con alberi di lacrime e nastri e pianeti. Ho visto piogge grigi correre verso le onde, alzando le tenebre braccia crivellate per non essere presi dalla pietra stesa che scioglie le loro membra senza bere il sangue. Perché la pietra coglie semenze e nuvole, scheletri dall'odole e lupi di penombre, ma non dà suoni, né cristalli, né fuoco, ma arene e un'altra arena senza muri. Ormai sta sulla pietra Ignazio, il bennato, ormai è finita. Che c'è? Contemplate la sua figura. La morte l'ha coperto di pallidi zolfi e gli ha messo una testa di scuro minotauro. Ormai è finita, la pioggia entra nella sua bocca, il vento come pazzo il suo petto ha schiavato e l'amore, imbevuto di lacrime e di neve, si riscalda in cima agli allevamenti. Cosa dicono? Un silenzio putrido riposa, siamo con un corpo presente che sfuma, con una forma chiara che ebbe usignori e la vediamo riempirsi di buchi senza fondo. Crespa il sudario, non è vero quel che dice, qui nessuno canta né piange nell'angolo, né pianta gli speroni né spaventa il serpente,
qui non voglio altro che gli occhi rotondi per vedere questo corpo senza possibile riposo. Voglio vedere qui gli uomini di voce dura, quelli che domano cavalli e dominano i fiumi, gli uomini cui risulta lo scheletro e cantano con la bocca piena di sole e di rocce. Qui li voglio vedere, davanti alla pietra, davanti a questo corpo con redini spezzate. Voglio che mi mostrino le uscite per questo capitano legato alla morte. Voglio che mi insegnino un pianto come un fiume che abbia dolci nebbie e profondi rive per portar via il corpo di Ignazio, che si perda senza ascoltare il doppio fiato di Tori. Si perda nell'arena rotonda della luna che finge quando è bimpa dolente, bestia immobile. Si perda nella notte senza canto dei pesci e nel bianco spineto di fumo congelato. Non voglio che gli coprano la faccia con fazzoletti, perché si abitui alla morte che porta. Vattene Ignazio, non sentire il caldo bramito. Dormi, vola, riposa. Muore anche il mare. Non ti conosce il toro, né il fico, né i cavalli, né le formiche di casa tua. Non ti conosce il bambino nella sera, perché sei morto per sempre. Non ti conosce il dorso della pietra, né il raso nero dove ti distruggi. Non ti conosce il suo ricordo muto, perché sei morto per sempre. Verrà l'autunno con conchiglie, uva di nebbia e monti aggruppati, ma nessuno vorrà guardare i tuoi occhi, perché sei morto per sempre. Perché sei morto per sempre, come tutti i morti della terra, come tutti i morti che si scordano in un mucchio di cani spenti. Nessuno ti... No, ma io ti canto. Canto per filo e la tua grazia, l'insigne maturità della tua conoscenza, il tuo appetito di morte, il gusto della sua bocca, Dopo questo omaggio di Mario Orecchia a Federico García Lorca, un omaggio alla poesia di Mario Orecchia da parte di una delle attrici della sua compagnia teatrale, della Carrozzella. Si tratta di Maria Paola Manetti, che interpreterà quattro poesie scritte appunto da Mario Orecchia. C'era una stradina quasi buia. C'era un ponticino sotto il quale scorreva il torrente, ingrossato dalla pioggia incessante. C'era il platano che perdeva le foglie. C'era la pioggia che cadeva. C'era tanta tristezza. E c'era lei che piangeva. Poi la pioggia cessò ed il vento forte soffiò. Le foglie del platano volarono lontano
lontano, lontano. Come lontano sembrava il tempo in cui lei, felice, riceveva promesse d'amore. Insieme alle foglie del platano volarono lontani anche i pensieri, i ricordi e l'ardore. D'improvviso anche il suo dolce sorriso parve lontano, la sua allegria soltanto un ricordo. Poi ancora la pioggia, ed insieme alla pioggia ancora il suo pianto. Poi la pioggia ancora cessò, e ancora il vento forte soffiò. Ma adesso, insieme alle foglie del platano, anche il suo amore, per sempre, volò. Rimpianto. Un dolce tramonto sul mare, quella grossa palla di fuoco che prima di scomparire nel mare si sofferma un po' a far sospirare gli amanti e a ricordare tanti baci che non ho dato, che ormai non darò, tante parole che non ho detto, che ormai non dirò, tanti momenti felici che non ho avuto, che ormai non avrò, le frasi, quelle belle, quelle sì le ho dette, amori più o meno grandi, quelli sì li ho vissuti. Le gioie e le tristezze ormai sono lì a testimoniare il passato. Ecco, adesso la grossa palla di fuoco è completamente scomparsa nel mare. Restano i ricordi degli amori più o meno grandi, i rimpianti dei sentimenti non vissuti. Col buio si svegliano i fantasmi del passato dai quali nessuno può sfuggire. È il momento in cui si rimane soli, in compagnia soltanto delle amarezze, dei fantasmi e dei rimpianti. Non resta che dire silenzio, è notte. Cala il silenzio. Una casa sommersa nel verde, desideri che diventano sogni, sogni che diventano incubi, incubi che diventano realtà. Un amore mai detto, un fiume pieno di incomprensioni scorre ormai lontano, e poi le colpe. Quelle mie, quelle tue, quelle nostre. Quella orribile sensazione di aver gettato via qualcosa di importante. Il groppo alla gola. Questo pianto che si ostina a non diventare pianto. E le lacrime che scendono silenziose. Stanno a testimoniare un grande amore, di quelli veri, di quelli che nonostante tutto non finiscono. E cala il silenzio. D'oro se vissuto con serenità, opprimente se vissuto con angoscia, temibile compagno di viaggio se vissuto in solitudine. E cala il silenzio. Fra noi
che inermi assistiamo alla morte di un amore mai nato, come di un fiore mai sbocciato. Inquietudine. Sarebbe bello se, seguendo l'impulso irrefrenabile di due anime che si incontrano, potessimo far tacere le parole, far parlare i pensieri. I pensieri. Quei pensieri che in silenzio sanno dire tutto quello che le vuote parole a volte non sanno dire. E poi gli sguardi, occhi che si incontrano anch'essi senza parlare, senza nulla dire. E non basta il ricordo di pensieri e carezze che si dissolvono nel vento a far tacere l'inquietudine. Oh sì, l'inquietudine, che d'improvviso ti fa pensare a strappare le tue vesti oppure a scappare lontano, molto lontano. E da lontano pensare con languore allo smarrimento del quale ti senti ormai prigioniera. E passeggiando lentamente lungo le strade della tua solitudine, sentir l'amaro sapore dell'indifferenza che ti circonda e della tristezza, tua unica compagna. Grazie a Maria Paola Manetti, e ora la serata, la nostra serata cambia decisamente registro. Dopo le poesie, che è un po' l'aspetto sentimentale e anche un po' malinconico di Mario Recchia, l'altra faccia della medaglia, il Mario Recchia commediografo, scrittore di vernacolo fiorentino. Ora altre due attrici della compagnia La Carrozzella, Anna Cottini e Clara Corti, interpreteranno una scenetta comica in vernacolo fiorentino dal titolo Grazia, Graziella e Grazia e Cavolo. Sono due amiche che fiorentine ovviamente, che si incontrano dopo tanti anni, e vedrete che tipo d'amicizia c'è stata per tutti questi anni fra loro due. Anna Cottini e Clara Corti. Come una locomotiva, almeno la fosse secchina. Oh, senti, parla e lascia un deretano e sembri il cassettone di mio nonno. Che ha retta lei? Ma che ha voglia di lei? Ah, io? Ma lui non ci si conosce. Te tu sei la Graziella, no? O tu sei la Graziella? È vero, e te tu sei la Grazia. Ma guarda, lo sai, se tu mi riconoscevi te, io ti avrei riconosciuto di certo. Lo sai, e tu sei secchina di morto. A che festa tu sei secchina di morto? Ma per via, e da un bacino sono fatto. Se me ne ricordo, che se me ne ricordo, e sarà sempre insieme. Sempre. Ma che tu ci fai da queste parti? E sono venuta qui al mercato a fare un po' di spesa, a risparmiare, sai. E poi mi sono ricordata e devo comprare anche il cavolo. Il cavolo? Guarda, bellina, e se lo do io, guardate che ce n'ho. Sì, guardate, me ne dai il mio colano. Almeno guarda, prima di tutto tu fa la coda, E poi almeno tu corri il rischio delle rapine. Delle rapine? Perché rapine? Oggi sono andata all'ortolano. Ed è come fa se fa delle rapine. Senti il mio che fa, E che fa? Te fa conto
che venga il conto, 9,50 euro. Lui si mette da dietro ai banchi, no? Oh, sora sposa, il conto gli è di 9,50 euro, però lei la me ne dà 10 di euro, sì, io ho 50 centesimi e ci fa la villa a Fiesole. Ma bellino, eh? Senti, noi e gli si danno, ma e si pensava che facesse a porte per finta. E invece, prova a dire che il ladrone, la villa a Fiesole, e se l'ha fatta per davvero, Madonna. Il ladrone, ma davvero, sa. Comunque sei, guarda, pidalo, guardate, benata. Davvero, io non so nemmeno che fammene, mi fa proprio piacere. Pidare la tu ne vuoi. Davvero, guarda, mi fa comodo, ma guarda che ho un contratto. Sì, non me lo piglia tutto, No, no, basta così, via. A proposito, ma il tuo marito, come gli sta? Ma il mio marito, guarda, sta proprio benino, sa. Anzi, guarda, facendo le orna, gli sta proprio bene. O il tuo, come stai tu, Il mio marito, è da una vita gli facevo le corna, ma non ci stava nulla da fare, gli è morto lo stesso, sa? Poverino, gli era fatto un buon uomo, ma che destino, come mi rincresce, poverino. E mi tocca a me questo destino, che voi, guarda, non mi ci fa pensare, guarda, non ci voglio pensare, voglio cambiare discorso. La tua figliola? Me la ricordo, me l'era bellina, la tua figliola, quando era piccinina e veniva da noi, la voleva giocare. Oh, me l'era bellina. Ma la ti faceva un po' confondere però, vero? Aveva poca voglia di studiare, vero? Era sì, bellissima. Sì, perché la mia figliola si sa, proprio come tu dici te, lei era proprio bellina, sai, sì, piccinina. Ah, ma oltre che bella, e lei sta anche brava, sai. Davvero? L'ha fatto più carriera lei di quelle che le stanno sempre a studiare. Ho fatto carriera? Accidenti, come l'ha fatto a far carriera? Le sta brava a imparare tutti i mestieri che l'aveva da fare e così l'ha fatto carriera. Ma raccontami un po', dimmi. Tanti sacrifici, sa, Graziellina mia. Sì. Ma guarda, io sono contenta, sono così contenta che come mamma non so nemmeno come fare a dirtelo. La mia figliola e lavare Antonio ante la chiesa. E io sono così contenta, ma così contenta, anzi guarda, contentissima e soddisfattissima. Ci vedo, tu sei contentissima e soddisfattissima. Se lavare oro quanto la pesa, Ma raccontami un pochino, dai. Grazie, racconto su. Ascolta, come ti ha detto Fene, lei di studiare la navea poca voglia, vero? Allora io l'ho presa da parte e te l'ho detto subito, Gli ho detto, senti bellina, se ti ho una voglia di studiare, io in mezzo a una strada non ci lascio, Vuol dire che te tu pigli e tu vai a cercare un lavoro. Ah, e lei? E che l'ha detto? E lei, piccinina, e la mi ha dato subito retta, In una settimana, la sera bella è trovata un posto in una fabbrica, a fare le pulizie. Ah, a fare le pulizie? Oh, chissà che credevo io. A fare le pulizie e sono buoni tutti. Sì, chissà che ma allora... la nemmeno è finita lì. Lasciami raccontare. Come se l'ho detto, no? E lei era così brava che quando entrò in quella fabbrica la lavorava così tanto e la presero tutta per volere. Una vista il capo operaio e l'ha messa a fare l'operaia nella fabbrica. Ah, l'operaia? Insomma, non mi ha qua tanto carriera questa. Tutto qui? Sì, la nemmeno finita. A fare l'operaia? All'operaia ne stava ancora più brava. Ma la lavorava così tanto, guarda, che appena l'ha vista in capo fabbrica e l'ha messa su, mi sono piegata. Tanto piegata poi? Guarda, poverina, piccinina, la lavorava con un suo. E allora, e l'ha vista il direttore generale e l'ha messa a capo ufficio. Ah, ecco, ora si comincia a ragionare, capo ufficio è un buon posto, chissà quanto la guadagna, chissà che soddisfazione. Ci credo. Però ancora non capisco una cosa, non ha studiato, non c'ha nemmeno un diploma, non è nemmeno ragioniera, come ha fatto a far carriera? E l'ha fatto, con intelligenza, la mia figliola. Basta le cose, tu gliene dico una volta, guarda, la impara su. Ma poi, e la mia finita lì.
Ah, ora si chiama intelligenza, si chiama così. Ora ho capito. Ma non è finita qui? No. C'è dell'altro? Sì. E che la fa? Ora lei, segretaria personale di padrone della fabbrica. O che tu vuoi, quando l'ha vista che la lavora in quella maniera e la forzua subito con sé, Lavorava anche un ciuo. La lavora anche un ciuo, poverina. Ma la si leva molto di soddisfazione, sa? E la guadagna un monte di quattrini. Ci vede. E io guardo, sono così contenta. Perché poi sto padrone è di fare un bene. Ma un bene che la vuole sempre con sé. Ma pensa che siccome la vicinina, dopo cena, e la si fermava che fino a fare straordinari, e la faceva sempre tardi. E allora sai che gli ha fatto lui? Che gli ha fatto? E gli ha comprato un appartamento. Ah, sì, un appartamento lì vicino a dove la lavora. Ecco. Almeno la sera e la non ne sta neanche a tornare a casa. E scommetto che la dorme anche lì, eh? Sì, Europa. Ma piccinina. Piccinina, sì, non sì, solo gode mi appunto, sai, l'appartamento. No, perché che tu vuoi? Il suo padrone, e se la porta sempre drea con sé, anche quando va con l'aereo a fare le conferenze, sì. E io guardo, e sono così contenta che proprio guarda, non so come farà a dirtelo. Non me lo dire, mi ha detto abbastanza, me lo dire, guarda. Però ascolta, ma tu c'avevi una figliola anche te? Sì. E la tua che la fa? C'ho una figliola anch'io, sì. E anche la mia, e fa la puttana, però io non sono punto soddisfatta. Che t'ha detto? No, dicevo che non sono punto contenta perché la fa dei lavoretti, sa, la s'arrangia. Ah, e via, poi che vuoi che sia, via, prima o poi vedrai, si sistema anche lei. Oh, ma lo sarà mia figliola, la mia. Tua, sì, la mia. E la mi dà perfino soldi per pagare la scuola in dove. E tu vai a scuola? Sì. A codesta età? Eh? O che scuola è lei? Lei è a scuola d'italiano. A scuola d'italiano? Sì. Oh, tu lo sai l'italiano? Sì. Non si parla mia l'italiano, sai. No, ah, no? Non si parla il fiorentino. E tu lo sai, eh? E i fiorentini a parlare sono piuttosto beceri, vero? E allora la mia figliola me l'ha detto, Senti, ora che noi siamo della società, e bisogna cominciare a parlare l'italiano senza sfondoni. Della società? Che società? O come male che società? Quella alta! Quella dei signori, no? No, dell'alta società! Codesta, sicuro, va! Allora, e che ti insegna? Mi dice come sono le lezioni, sono proprio curiosa. E ci insegnano a parlare italiano. Guarda, ora ti fa un esempio, fammelo, così tu capisci subito, no? Facciamo conto che ci si incontra, sì. Ci si incontra e mi insegnano anche a camminare, guarda come cammino, Vediamo, voglio imparare anch'io. Io ti incontro e ti fo. Ciao Graziella, come stai? Io bene, grazie. Ma mi chiamo Graziella, non Graziella. Ma noi in italiano si dice così, si dice Graziella. Comunque va, se ho tornato a no, no, e si fa un altro esempio, fammelo, va avanti. Fammelo, avanti, vai. Allora io si fa... Graziella, quanti anni hai? Io uno, quanti ne ho da avere? Ma come uno? Tu ne hai perlomeno 50 anni! Sì, 50 anni e 300 coppe, sai! Oh, grazie, che vuol dire 50 anni? Ma scusa, Graziella, ma se io ho 60 anni, tu sei nata 10 anni dopo di me, vuol dire che tu hai 50 anni! Oh, signore, grazie! Anni con due N, perché anni è una cosa, anni è un'altra. O che modo l'è di parlare questo, capito? Ma non si dice così. Comunque guarda, ci fa un altro esempio, così fammelo. Tu capisci meglio. Facciamo finta che tu sei l'ortolana e io vengo a comprare il cavolo, va bene? Allora arrivo, arriva, perché arriva. Ci insegnano anche a camminare. L'ho capito. Buongiorno, ortolana,
ce l'ha del cavolo? Ha voglia, antecenò, guardi un po', antecenò. Ah, ma non è per niente bello questo cavolo. Quanto va a letto? La sera tardi, quando gli ha sonno. Ma cosa c'entra il sonno ora? E te lo dico io cosa c'entra il sonno. Se tu vuoi sapere il prezzo del cavolo, tu devi chiedere quanto costa letto, non quanto va a letto. Grazie. Oh, figurati, se noi della società e si sta dietro con queste bischerate. Sì, allora? Allora che? Tu devi imparare ancora altre cose ora? No, perché io sono ecolino, salvo a scuola. E ancora uno soltanto per pezzi, che bellia. Allora va, no. Vai a scuola, vai, poi se ne riparla, Comunque, senti, grazie, Lina. Io e sono proprio un tetto. Chi lo sa, ma tu sapessi, ma quanto tempo, ma guarda la mia mia di cuore. E se non era per il cavolo non ci si incontrava. Si può proprio dire grazie al cavolo, eh? Davvero! Sei sempre stata simpatica, è vero. Grazie, grazie. E grazie al cavolo! Ma guarda, però, anche se gli è passato molto tempo, passato, ma come tu sei sempre bellina. Oh, te, tutta bellina liscia, tu c'hai nemmeno una ruga, ma guarda. Ma ti ricordi quando si andava in via Sant'Antonino a pigliare i bomboloni hardi? È sempre stata la mia passione, i bomboloni hardi, te lo ricordi? Quante se ne mangiava? Se me ne ricordo, e sa se ne mangia un po'. Si vede. Però ci si diverte tanto, insieme, grazie. Ma lo sai che si fa? E si mette da parte il cavolo e si ha a mangiare bomboloni hardi come sai. Si faceva. Davvero, davvero, andiamo. Oh, a proposito di cavolo, ma quell'ortolano che veniva con il barroccino in Borgo Allegri a vendere la verdura, che fine gli ha fatto? L'ha più rivisto. Quell'ortolano? Di che tu parli? Non me lo ricordo mica, sai. E poi, perché lo devo aver rivisto io? Ma scusa, tu lo sarebbe a sapere perché tu lo devi aver rivisto, ma... E se tu dovessi sapere te, lo sapevi anche tutto il Rione. E che sapeva il Rione? Dimmi, che brutti beceri, dimmelo un po'. Ma sapevano che lui veniva a portarti la frutta in casa. E per forza mi portava la frutta in casa. Lei era sul lavoro e la portava a tutti la frutta in casa, guardando. Te lo ricordi, mia, solo a me. Sì. Ma quella volta che la sua moglie la venne e la ce lo trovò, però, e la si mise a urlare come una dannata. E lo sai che dicevano? Lo sai che dicevano? E che dicevano, ben via, io e la sua moglie, lei era mamma mia, e venne a portarmi la frutta in casa lei perché non si era messa d'accordo con il suo marito. E quando ce lo trovò, ebbe da ridi qualcosa e cominciò a alzare la voce. E quei brutti beceri di mio casamento, che non si fanno mai gli affari loro, quelli di mio casamento, sono sempre lì a guardare dalla finestra. Oh, guarda, la Graziella, ma torna più tardi oggi, chissà che l'avrà fatto. Mai un etto e mezzo d'affari loro, quelli di mio casamento. Che avevano da dire? Sentiamo. Ma che gli avevano da dire? Che lui si portava le banane e che tu gli facevi toccare le mele. Oh, che ti voglia di litigare te. No, io dico che molto le cose come gli stanno. Se le dovessi dire io le cose come gli stanno e ne avrai tante da dire, ma non sto zitta, guarda. Figurati, guarda, per me tu puoi dire che tu vuoi, sa, tanto su di me non c'è da dire nulla. E te lo dico io allora, bellina. E quando tu intasavi apposta l'acquaio e il lavandino per far venire a casa tua il trombaio, il che si deve dire, eh? Il che? Io intasavi il lavandino? Davvero? Se tu sei tutta brutta, sai, ma va via. Un'altra cosa ancora. E quando il tuo marito e ti trovò in macchina a Bosconi con il macellaro, allora che sa da dire? Figurati, e se era andata a fare una giratina? O che tu facessi? Cioè mi hai di male? Andava a fare una giratina a mano. No, non c'è nulla di male, guarda. E ti dico una cosa, e è la verità, che il tuo marito l'ha più corna in capo lui che un corbellin di chiocciole, sai? Figurati tuo!
e l'Iscea noi quando doveva pigliare il tramvai e doveva pigliare quello scoperto, perché se no gli omicentrano da quante nave a lunghe. E poi figurati, ho tornato tante fede che gli è morto da Leonetto di Facei. Invece tu non è ancora vivo, se no come fa a reggiti la parte? Qui becco contento, Brutta San Bernardo! E vai a far di bene a sui! Altro che il cavo lo sa fare a te! Ma tanto è finito! Anna Cortini e Clara Corti. Questa si può dire proprio una licenza del cavo. Un'altra scenetta comica dal titolo Carmelo, Rosario e la Vigilessa, interpretata da altri attori della compagnia La Carrozzella: Simone Berni, Stefano Santini, Letizia Iandelli, Alessandro Corti e Franco Braschi. Sicuro sei che questo gli è il posto? Se cos'è, Simone Rosario? Non lo sentisco geometra, eh? No, non lo senti il geometra. Come al solito non capisci niente, eh? Il geometra lo disse chiaro e tondo: andate a Palazzo Vecchio e cominciate a fare le tracce, che quando arrivano i vigili cominciate a transennare e demolire. Oh, ma capisci ora? Ma sicuro sei che dobbiamo demolire Palazzo Vecchio? Ma sicurissimo, sicurissimo, tanto quello è vecchio, scusa, eh. E poi, dopo lo ricostruiamo e ci facciamo tanti mini appartamenti, ma sai quanto ce ne viene, Rosario? Ma sai quanto ce ne viene, eh? E poi, se non bastasse, lo vedi questa piazza? Ci facciamo pure un parcheggio, eh? E se non basta ancora, un parcheggio sotterraneo ci facciamo. Ma sicuro sei, Carmelo? Sicurissimo. Io il fiorentino lo capisco bene, eh? Lo capisco e lo parlo, mica come a Tia, eh? Io so 30 anni che sto a Firenze. Senti un po' come dico, cala con la luce rosa, eh? Che lo sa dire te così, eh? No, no, io non sono 30 anni che sto qua, io non lo so dire Coca-Cola come lo dici tu. E allora guarda, Rosario, da retta mia che sono pure capo squadra, eh? Se no te faccio il foglio di via e te rimando al tuo paese a raccogliere le patate, oh. E voglio da via. Sì. E perché sei un carabiniere? Non sono un carabiniere, però. Rosà, ho le conoscenze. So 30 anni che sto a Firenze. Sento un po' come dico, cola! Se sente che conosce le lingue. E forza, so 30 anni che sto a Firenze, è mezz'ora sente che te lo sto. Sente come dice Coca-Cola! Dai, forza Rosario. Diamoci da fare, perché se arrivo geometra e ci becca tutte e due senza far nulla, so cavoli tuoi, eh! E perché sono cavoli miei? Perché io sono il capo squadra e il capo squadra ha sempre ragione. Via, forza, lavorare. Sembra a me la tocca della pagliare. E tu sono gendarme. E dice pure come cosa. E a me la tocca della pagliare. Buongiorno. Cammelo, vieni a cacca e vince l'arrivare. Finalmente, viceversa. Era l'ora che gli arrivasse, eh? Via. Allora lei, te ti metti là e ci becchi il traffico, va bene? Ce lo fermi tutto, mi raccomando. Poi ci chiami 4 o 5 pattuglie e ce le fai mettere in ogni angolo della piazza. Poi ci chiami anche... Oh, chiama. Ma è che chiama? Che volete che porti anche due brioche e due cappuccini? Ma questo è quasi, non è che ci starebbero male, eh? Un caffè macchiato lo graderemo un dire. Ma questi sono grulli per davvero, eh? Insomma, che mi dite che vuoi fare qui? Ma come? Tu non lo sai cosa ci facciamo qua? Innanzitutto la mi dia di lei, perché io, e non sono la sua sorella. E poi, perché dovrei sapere il che vuoi fare qua? Vigilessa, dicevo, perché fra di noi! Ma fra di noi che? Noi? E lei è la prima volta che ci si vede, sicché la mi dia di lei e poi confidenze. No, vede, io che voi, sono 100 anni che sta qua, e dice pure quella cosa. E allora? E allora il che? Insomma, che mi dite il motivo preciso per il quale voi siete qui? Ma come? Signora Vigilessa, non lo sa perché siamo qua? Prima mi dà di tu e ora mi chiama signora Vigilessa.
No, e io non so il motivo per cui voi siete qui. E se ho un buperai, va a dimmelo. E va a finire che mi fa arrabbiare per davvero. Cammello, non fare arrabbiare la signora vicinessa, se no lo traggio al pubblico ufficiale, scambio. Lei si faccia gli affari suoi. Signora Vigilessa, eppure dovrebbe sapere perché siamo qua, eh? Perché il nostro geometra ha mandato perfino la circolare al vostro dipartimento per mandare le pattuglie, oh! Ma cosa dovete demolire? Cosa dovete demolire? Un palazzo vecchio dobbiamo demolire, no? Palazzo vecchio! Se no perché si chiama vecchio, eh? Palazzo. E poi guardi, c'ho anche il permesso. Palazzo vecchio? Sì. Dovete demolire palazzo vecchio? Oh, ma questi l'hanno perso il capo per davvero? Andate via. Andai via subito di qui, perché se no, e vi fa portare via io, ma con le manette a forza. Signora Vigilessa, ma che fate qui? Io me se... non traccio pubblico ufficiale. Ma che pubblico ufficiale, lo sa? Signora Vigilessa, se dovesse passare un geometra e noi siamo andati via di qua, a me me licenzia, oh. E poi, lo vuole sapere, come gli ho detto prima, io ho anche un permesso per fare lavori, oh. Ah, così lei lascia anche il permesso? Ho permesso, per forza! Sono 30 anni che sto a Firenze, che non devo avere il permesso, eh! Senta come dice Coca-Cola. Oh. Mm, che c'entra che le 30 anni che le ha a Firenze? Forza, la mi faccia vedere. Reverendo? Reverendo, scusi, si fermi un attimo. Dice a me? Sì, dico a lei. Dove sta andando? Sto andando su. Su dove? Su, dai già. Innanzitutto, quello che lei la chiama i Gianni e lei l'assessore dottor Gianni. E poi, ma mi dovrebbe dire se lascia un appuntamento con l'assessore. No, l'appuntamento non ce l'ho, ma so che l'assessore Gianni è tanto un buon cristiano. E allora... E allora che? E andare dall'assessore e serve un motivo e un appuntamento. Ma ormai che sono qua, figliuola, ti faccia passare. No, guardi, io non la posso far passare, però e gli posso consigliare di mettersi in contatto con la segreteria, di fissare un appuntamento e poi, se lo ritengono opportuno, lo fanno parlare con l'assessore. Ma io non posso aspettare, è urgente, ho fretta, anzi, Mi dispiace, ma io non la posso far passare e non ci posso far nulla, queste le sole disposizioni. Ma mi tolgo una curiosità. Che la vorrebbe lei dall'assessore? Perché tutta questa furia? L'assessore Gianni è assessore alle tradizioni popolari fiorentine. Sì, questo e lo so anch'io. E so anche che l'assessore Gianni ha di molto, ma di molto a cuore le vecchie tradizioni popolari fiorentine, che le vuole rivalorizzare e rimettere in atto tutte. Anche questo è vero, ma che c'entra con lei? Io gli voglio proporre di ripristinare una vecchia tradizione popolare fiorentina. Benissimo, l'assessore sarà contento senz'altro, ma non c'è tutta questa furia, via. Basta che lei la chiami la segreteria, la si fa fissare un appuntamento e l'assessore la riceverà senz'altro. Ma di quale tradizione si tratta? Di una vecchia, vecchia tradizione, ahimè, vecchissima. E non c'è più ora questa tradizione? No, sono anni che non riusciamo più a mantenere questa vecchia tradizione. E di che tradizione si tratta? Di una vecchia tradizione popolare fiorentina. Sì, questo e l'ho capito, ma di quale precisamente? Vede, io e la mia perpetua siamo due persone di popolo e fiorentini per giunta e avevamo una grande tradizione, appunto una vecchia tradizione popolare fiorentina alla quale tenevamo tantissimo. Ma qual è questa vecchia tradizione popolare fiorentina? Vede, io e la mia perpetua avevamo la tradizione di andare tutti gli anni per 3 mesi a Castiglioncello. Però ora è qua
qualche anno che non possiamo più mantenere questa vecchia tradizione per mancanza di soldi. E allora volevo chiedere all'assessore alle tradizioni popolari fiorentine se ci dava un sussidio, un contributo, insomma un finanziamento per ripristinare questa vecchia tradizione. Oh, in fondo si tratta pur sempre di una vecchia tradizione popolare fiorentina e quindi i soldi e ce li deve dare lui. Reverendo, la vada via, la vada via subito, perché se non rispondo più delle mie azioni, forza, la vada via, vada via. Ma guarda questo. Ma guarda questo, con sordi di comune vuole andare in ferie, capito? Lui è la perpetua, ma cosa dell'altro mondo, eh? Io e non ne voglio sentire più, guarda. E lei, forza, la mi faccia vedere il tuo benedetto permesso. Il permesso. La si muova. Ecco qua, signora vicelessa, ecco il permesso. Rosario, sempre nel mezzo sei. Ecco qua, come bene c'è scritto, demolire Palazzo Vecchio. Questo e non è un permesso, questo è una fattura. Salve collega, serve una mano? Medianotte! Una fattura gli è! Ecco un altro! Me la dia! Forse ho sbagliato! Ma capita che è fuoco! Ma che collega! Chi è lei? E un sian colleghi! Io sono un agente di polizia municipale e lei e le ombre fronotte. Sicché di colleganza fra me e lei e non c'è proprio nulla. E comunque no, e non c'ho bisogno di nulla, e fa da me. Oh, non si arrabbi tanto, eh? Agente di polizia municipale. Poi che l'ha con tutta questa voria? Lei la sarà anche agente di polizia municipale. E io sono agente di polizia privata. Quindi, come la può vedere, la colleganza la c'è. E come se la c'è? Guardi, che piacere. Non mi faccia arrabbiare anche lei, stamani. Perché la non vede che c'ho da lavorare. Si è andato a lavorare come se gli avessi da fare il chiasso. Ci vuole una pazienza, proprio tanta pazienza. Guardi, la mi faccia il piacere, lei la torna a fare il suo lavoro e io continuo a fare il mio lavoro in santa pace, Forza via, circolare. Ma te guarda questa. Oh, e che la vorrebbe dire con guarda questa? Volevo dire semplicemente, ma te guarda questa, e mi sono fermato perché l'ho vista a balia di due facce da delinquenti per aiutarla e lei invece la mi tratta male. Ecco il che volevo dire. Oh, ma che faccia da...